Ciao a tutti, ci troviamo nei prati di Mangio, qua sopra nella Valchese, per raccontarvi oggi la presa del Monte Merino, qua davanti, dalla parte del Lupo in Toscana. Però prima di raccontarvi questa storia qua, dobbiamo raccontarvi due o tre piccoli fatti successi in questo punto. Prima di tutto, l'esercito italiano, prima di stabilirsi qua per poter fare l'attacco, praticamente conquistò il 17 agosto il Monte Pisola, che restava qua sopra. Nel fare quella conquista rimaneva ancora un caposaldo prima della linea d'osso dei morti nozzolo degli austriaci, che era il Monte Melino. L'esercito italiano stanziato qua e sulle alture di Coldom e Condino visionava il Monte Melino da un po' di tempo. Per poter conquistarlo, allora decisero di fare un attacco, ma prima di fare questo attacco ci furono due avanscoperte. Subito dopo la presa del Pisola, il caporal maggiore Casalini partì per andare a fare un'ispezione sul Monte Melino. Partì, andò e si perse la notizia per 3 giorni. Tornò tutto praticamente tumefatto e ferito da colpi d'arma da fuoco e cominciò a riferire delle difese che vi erano su questo monte. Più avanti il tenente Cesarini, anche lui, partì con una squadra, andò a vedere le trincee fatte sulla vetta del Monte Melino dagli austriaci, scavate nella roccia, riuscirono a intrappolarsi nella zona nemica, ebbero uno scontro a fuoco, il tenente uccise la guardia austriaca e riuscì a tornare con tutti i suoi effettivi. Dopo queste due, azioni di spionaggio, l'esercito italiano decise di fare l'attacco al Monte Melino per il 18 ottobre del 1915. L'attacco praticamente partiva in un modo a tenaglia. Da qua il fronte più grosso, che era la 78esima fanteria con 6 plotoni, e da cima Pisola, praticamente, che restava là dietro. L'attacco veniva svolto, qua si vede benissimo, sulla zona ovest, praticamente la zona ovest del Monte Melino, nonché la zona che guardava praticamente di fronte a noi. L'attacco iniziò il 18, gli italiani partirono da qui, arrivarono praticamente nei prati che vediamo là sotto, di Boni Prati, cominciarono a salire, tagliando i reticolati, ma un'opera di tiro da cima dell'ora e da dosso dei morti, scusatemi, e dal Monte Melino riuscì a fermare questo primo attacco degli italiani. Il 19 gli italiani con ottoni riuscirono ad arrivare praticamente a 70 metri dalla vetta, passando il primo parte di reticolati del Monte Melino. Il 20 mattina alle ore 5, sempre il tenente Ottoni con la sua squadra riuscì a entrare nelle zone nemiche e con la baionetta alle ore 8, insieme a 6 plotoni che arrivarono di supporto, riuscirono a conquistare il Monte Melino alla baionetta. Questa è una rapida, naturalmente, spiegazione che facciamo noi per la battaglia del Monte Melino, e adesso vi porteremo nei prossimi filmati a vedere il Monte Melino spiegandovelo esattamente dal posto. Un ringraziamento al nostro cameraman, come al solito, che oggi non l'ho fatto tribulare, e andiamo avanti. Benvenuti sul Monte Melino, qui dove arrivarono i lupi di Toscana ottobre del 1915 alle ore 8. Come raccontato dalla zona dei prati di Mangio, che abbiamo raccontato l'opera militare, qui vi raccontiamo esattamente dove sono arrivati. Alle ore 5 di mattina, con il plotone di Ottoni, era sotto quella linea di trincee che vedete qua. Come detto, Ottoni arrivò lì alle 5 di mattina, 80 metri di dislivello qua sotto. L'artiglieria sparata da Mangio, da Coldom e da Pisola, importantissima la conquista di Pisola in agosto, colpì duro la vetta qua e l'avamposto austriaco. Ottoni riuscì a tagliare i fili articolati e intrufolarsi. In 3 ore fece questi 80 metri di dislivello con l'aiuto di 6 plotoni, come raccontato la battaglia prima,
e arrivò esattamente dove sono io, le trincee più alte degli austriaci durante il Monte Melino, che sono ancora qua da vedere. Infatti sono dalla parte che non servivano più all'esercito italiano. Adesso Fabio ve le fa vedere. Detto questo, nella mitologia, praticamente, un pezzo ancora della bomba italiana, praticamente nella mitologia, qui, la battaglione toscana, diventano lupi di Toscana. La verità, però, molte volte non è bella come la mitologia. Infatti, per molti anni è stato riportato che gli austriaci catturati dicevano Lupen, 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 e vengono ricordati come lupi. Infatti il battaglione toscano diventa Lupi di Toscana. Ma la verità, come detto molte volte, non è proprio come si descrive. Infatti Lupen in austriaco voleva dire straccioni, perché vedevano arrivare sta gente qua tutta sporca così e non credevano che questi qua siano riusciti a conquistarli nelle condizioni che erano. E questo però nulla toglie al valore di questi soldati che sono riusciti a conquistare questa vetta nella Valchese, una delle due conquiste importanti della Valchese, l'altra è Cima Pallone, che troverete sui nostri canali, e questa invece, come dire, nulla toglie, però molte volte l'informazione bisogna prenderla sempre con le pinze. Un saluto a tutti, un ringraziamento a Fabio e ciao dalle trincee del Melino.